pervade il cuore e gli animi delle donne e degli uomini della nostra terra. Onorevole Pino Galati. Caro Beppe, qui di fronte a noi non abbiamo soltanto un'elezione rituale, qui siamo ad una svolta determinante. Se lasciare questa regione nell'immaginario nazionale, nell'immaginario del paese, come la regione in cui si concentrano tutte le negatività, dall'emergenza criminale al malaffare, all'incapacità di resurrezione di una regione. Ma così non è, perché qui siamo in una regione, la presenza questa sera di tanti amici e l'idea che c'è ancora la voglia, c'è ancora la grande, come dire, attenzione, c'è il grande entusiasmo per poterla cambiare. Qui siamo stati anni duri, anni difficili, anni nei quali si è passati da un giustizialismo alla De Magistris, che ha lasciato dietro di sé il vuoto, ha lasciato dietro di sé non soltanto le tante, come dire, proscioglimenti, ma ha lasciato anche le tante negatività del resto del paese, delle tante persone che immaginano che la Calabria sia questa. All'incapacità di governo che ha prodotto lo ieri, un'incapacità che si è prodotta non soltanto nella situazione di governo, ma in quell'idea per la quale la rissosità, faccio un partito per contrastare Roma, poi ricatto i miei alleati interni, poi intanto la grande emergenza del turismo la faccio gestire a mio fratello perché questo bravo, non sia... Io ho un collega di banco che è un collega, come dire, di Sondrio, che a volte mi chiede: ma è una regione perduta? Si fa fatica a spiegargli che non è perduta, ma noi abbiamo lì, ora abbiamo 20 giorni di tempo per chiedere ai calabresi di smentire tutto questo, per chiedere ai calabresi di dare un taglio con la nomenclatura, bravissimo, con la burocrazia. Perché il potere non sia importante, ma il potere ha un'anima se serve per cambiare le cose, se serve per poterle modificare, se serve per poter dire che ai giovani che è possibile rimanere in Calabria, se serve per poter dire alle imprese che possono venire in Calabria, se serve per poter dire ai turisti che si possono fare il bagno in Calabria, se serve, se poi si può dire che tutte le idee di potenzialità che è il Mediterraneo non sono soltanto il porto di Gioia Tauro, ma è l'interporto che si può realizzare nella Piana di Lamezia, che è l'idea che l'agricoltura possa avere in questa regione una possibilità di cambiamento. Questo serve alla politica, se no che serve la politica? Se è una gestione burocratica. È per questo che anche qui noi siamo stati chiamati alla Lamezia ad una sfida profonda. È una sfida soprattutto, e per questo Ida si è candidato, perché l'idea è quella che non basta avere un sindaco onesto, sì, riconosciamo che il sindaco è onesto, ma la politica non è solo, come dire, onestà. Se all'onestà non ci metti la capacità, che cosa serve, che cosa cambia in una parola? Una precondizione è l'idea di avere delle idee, delle prospettive, dei rapporti. Per questo il programma cammina di pari passo, per questo noi siamo qui, certamente qui ci sono tanti amici non solo di Lamezia, ma qui c'è un qualche cosa in più, qui siamo chiamati ad una doppia sfida, a un'idea di una città normale, che non è quell'idea che negli anni passati l'ha permesso di identificare con lo scioglimento, ma l'idea di una città normale, una città del cambiamento, e sai perché ce l'hanno sciolta? Ora te lo dobbiamo dire a te. Ce l'hanno sciolta per questa città da 15 anni, fa stravincere il centro-destra a tutti. La mia amica Wanda Ferro, ma anche lei come Michele Traversa non sarebbero arrivati al presidente. Se... se non ci fosse stata quest'uomo e quest'anima, basta guardare i numeri sono qualche cosa nella politica. Ora tu non ti appresti a vincere con i voti di Lamezia, tu ti appresti a stravincere con i voti di Lamezia. Esatto. E chiesta qualche cosa in più. È chiesta di interpretare questa voglia di cambiamento, di riscatto che c'è. E quindi noi ti porgiamo un partito che è una squadra. Mario non è candidato perché è un mio amico, un amico di Ida. Questa può essere una cosa in più
può essere un'idea di, come dire, di stima reciproca che c'è, ma perché abbiamo costruito una squadra che ha permesso che Mario ha fatto 5 anni di opposizione lealmente con un gruppo dirigente che si candida e si è tutto compatto. Certo, può capitare che qualcuno sia insoddisfatto, ma nell'umana logica delle cose non tutto può riuscire, ma qui c'è l'idea che è una squadra che vince un progetto. Per questo, come dire, la candidatura di Mario ha un senso perché non è soltanto l'idea di un gruppo, di una corrente, che pure nella politica può essere anche, ma l'idea di una squadra, del Lametino, che si è messa insieme di Lamezia e che vuole legittimamente concorrere non soltanto a farti vincere, ma anche a sentirsi rappresentato, perché la sfida inizia il giorno dopo. E in questo territorio ci sono tante promesse e questo territorio porta con sé anche una naturale delusione che poi con l'entusiasmo si supera, e la delusione che gli ultimi 2 presidenti sono stati di Catanzaro, ma nulla è cambiato, e lo diciamo consommessamente anche con le responsabilità che a volte il centro-destra non ha investito in questa città. Per questo c'è un entusiasmo lungo sulla tua persona, è l'entusiasmo che nasce dal fatto che tu hai amministrato la città di Reggio Calabria, l'hai portata a quella che tante volte in tanti convegni abbiamo detto la capitale del Mediterraneo, perché qui dobbiamo battere un luogo comune. Noi siamo certo il sud, ma siamo anche il nord di quel sud, e giochiamo, cambiamo la logica della storia, della geografia, e che proviamo ad immaginare che questa regione possa essere centrale, possa essere centrale nel Mediterraneo, che c'è il porto di Gioia che è il primo porto d'Europa, che ci può essere col collegamento con la mezza all'interporto. Proviamo ad immaginare, tu l'hai realizzato in quella città, un'idea di turismo che si basa sulla, non soltanto sul mare, ma sulla cultura, sui monti, sull'enogastronomia, sulle iniziative sportive, sul turismo religioso, cioè sulle tante cose. È l'entusiasmo più bello, perché noi vogliamo liberarla dai lacci e lacciuoli, vogliamo sentirci, come diceva qualcuno, orgogliosi di essere calabresi. Sappiamo che noi dobbiamo chiedere al Paese, dobbiamo chiedere anche al Governo Nazionale solidarietà, ma questa sarà una solidarietà che ci arriverà se sapremo noi capaci di dimostrare che siamo in grado di fare le cose. Per questo qui ci siamo messi in gioco e ci siamo messi in sfida. E voglio ringraziare tutti gli amici, certamente della provincia, ma del partito di Lamezia, perché tutti insieme si sono dimostrati compatti, non soltanto sulla tua candidatura, sulla candidatura di quella di Mario, ma a recitare questo ruolo. Peppe, noi ti consegniamo entusiasmo, ti consegniamo anche qualche idea di sostegno, ti consegniamo, speriamo che lo vedrai con grande forza, consenso elettorale. A te ti chiediamo soltanto che queste idee, questo entusiasmo camminino con la forza e le ali del cambiamento, e sprigioniamola tutto, rompiamo le catene, ma consegniamo una Calabria diversa ai nostri figli. Del cambiamento, sono queste le parole dell'onorevole Pino Galati.